3, 2, 1, let's go. Let's go. We are ready. Are you ready? Insomma, mi sembra normale che per la puntata numero 90 ci sia tutto dedicato agli anni 90, agli anni 90-2000, una puntata super. Buonasera a tutti ascoltatori della piattaforma di Radio Bruno, quelli di parte virtuale, dei nostri partner, show group, Adotti un DJ e Dagli un lavoro serio. Buonasera anche a Irene Antonucci. E a proposito di serietà e di verità, allora buonasera a tutti. Un lavoro vero, Dagli un lavoro vero, esatto. Però anche serio, eh. Bella stessa cosa, dai. Vabbè, ragazzi, grazie per aver implementato le mie parole. Buonasera a tutti, 90esima puntata, esatto. Anche qui ci si domanda, siamo arrivati a 90? Come ce l'abbiamo fatta? Comunque, do la linea a Federico Di Gesù che presenta la squadra. A 90. Ciao ragazzi, benvenuti nella puntata a 90! Pacca di brutto! Mosaico! Tira su le mani se anche tu sei a 90, dai! Facciamo un saluto anche a Manu DJ che è qui con me oggi! Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! Ciao ragazzi, tutto pronto anche ad Argenta per la regia video! Ciao da Lopez! È una puntata speciale, ve ne accorgerete molto presto! Ciao a tutti anche dalla Romagna, da Matteo. Ciao Matteo. Ciao, e aspettiamo le domande per tutti gli ospiti sulla nostra pagina Facebook Parte Virtuale. Ciao a tutti amici di Parte Virtuale di Radio Bruno, perché ci guardano anche loro. Io sono Sonny, sono in diretta oggi dalla City Bar di Vignola, perché vi faccio anche l'aperitivo. Ciao. Ciao ragazzi. Oh. Solo questo. Ciao ragazzi. Merry Chaos! Sarò a Bologna in studio, quindi ci ricollegheremo anche con Karma. Bene, ciao. Bene, ci sarà anche Peter Karma e tra poco arriva anche un'altra ragazza della squadra che è JC, che sta raggiungendo la sua postazione. Facciamo un saluto a tutti gli amici del programma, a partire da DJ Hans che era in giro da qualche parte. Sì, grazie. Ciao ragazzi, sono qui alla Covardate. Sono qui alla Corte. Fantastico! Città Nuova di Modena con una serata speciale, guardata! Picnic, la serata picnic, bellissima location, qua le porte di Modena, guardate che all'interno. Ma io purtroppo cosa succede? Praticamente per... arrivano lì e si sdraiano e mangiano, no, portano il pranzo a sacco? Speriamo solo nel tempo! C'è la nuvola di fantozzi, speriamo bene! Beh, il posto è bellissimo, speriamo che regga perché credo che sarà una bella festa. Noi grazie. Abbiamo non ancora collegati il DJ Mugo che arriva tra poco e Giulio Strocchi dell'International Blog che si collegherà, forse non lui ma il suo armadio di sicuro, e invece abbiamo Pando che ha praticamente le chiavi di casa in mano e fa entrare gli ospiti. Bello, ti sei dimenticato di Bratta la coatta, perché te ne dimentichi sempre. Bratta, ma hai detto che arrivavi in corso di puntata. No, ma io arrivo quando mi pare, forse non hai capito il concetto. Ma io avevo dato le chiavi anche oggi, ma questa lo sai che entra quando ti pare? A caos, mi sono rimessa gli occhiali, quelli che ti piacciono, mi piaceva la puntata, e dai, è tutta! Sulle mani! Stai fermali, che mi specchio un attimo, che mi guardo lo specchio, scusa. Sei pronto a fare l'acqua gym? Pronto? E 1 e 5 stai e stai. Ci vuole l'acqua per l'acqua gym, non c'è l'acqua. Ci vuole il gin, ragazzi, l'acqua lasciatela a casa. Vai, Evando, presentali. Sì.
Dunque, però vorrei sentire prima suonare il campanello, sapere che qua siamo fiscali. Allora, dunque, oggi abbiamo diversi ospiti, è una puntata molto bella, il numero 90 non l'abbiamo detto a caso. Comunque abbiamo un DJ e produttore italiano della scena dance nazionale e internazionale. Metto dei suoni, non capisco chi parla, comunque va bene. L'artista che sta per arrivare ha remixato famosi artisti italiani e internazionali come Sound Lovers, Edward Maya, quello di Stereo Love, e Donatella Rettore e Raffaella Carrà. È uscito proprio l'anno scorso il suo album su Sony Music che si chiama Back to the Fit, e all'interno delle sue collaborazioni e dei suoi brani ci sono le voci di Jeffrey J degli Eiffel 65, Natalie Hart dei Sound Lover, Kim Lucas, Erika, Neja, Aiduci, Magic Box e tanti altri. È qua con noi oggi, ospite a parte virtuale, DJ Jump. Accogliamo, ciao ragazzi! Con un contributo video, benvenuto, welcome Jump. Ciao, mamma, che presentazione ragazzi, c'è una pelle d'oca, scusate. Video, il video di Jump, eccolo! Jump, un bel applauso per lui, che figata! Ciao ragazzi, voi siete dei pazzi scatenati. Spacca di brutto sta musica. Spacca mamma di mia. Brutto, come dice che anche tamarro. Il nostro jingle. Jump, alle tipe! Spacca di brutto e piace alle tipe. Esattamente. Ci credo, ci credo. Jump, è un vero piacere averti. Guarda, devo dirti che già da subito, quando abbiamo fatto un po' di chiacchiere qualche giorno fa, ho detto questo è uno della famiglia, questo è uno dei nostri. Guarda, io sono già in famiglia ragazzi, cioè bellissimo il vostro programma, è pazzesco, voi siete, cioè, siete veramente dei pazzi scatenati, cioè veramente, va che eventi che abbiamo qui dentro. Però saltaci un po', saltaci un po'. Vai, vai, salto. Beh, insomma, Jump è un termine che, se facciamo un po' una raccolta di canzoni, può far venire fuori tante cose belle e interessanti, ovviamente tutte legate al salto, no? Ovvio, ovvio. Che tra l'altro è arrivato per caso il nome, perché mi chiamo Giampaolo, quindi ho detto, beh, mi chiamano tutti Jump, facciamo Jump come salto. Quindi. Ah, ecco. La fortuna di avere il nome giusto. Io mi chiamo Chiappinelli di cognome, quindi mi rimane culo DJ culo. Scusatemi se vi interrompo tra un salto ed un altro, è arrivata saltellando anche la nostra Jessie. Che ovviamente il microfono non funziona e parlerà. Jessie, eccola. Come state? Stiamo bene, siamo contenti che sei riuscita a raggiungere la postazione, anche se ci sarebbe piaciuto ugualmente venire in macchina con te. Un disastro, sono tornata a Milano, infatti è tornato anche il traffico. Ma ci siamo. Vedo già tantissimi ospiti. Sì, se oggi è una puntatona, ci divertiamo molto perché gli ospiti sono veramente speciali e vedo che c'è un sacco di gente collegata, quindi scriveranno tanto, ma non perdiamo altro tempo, facciamo entrare subito il secondo ospite, vai sì. Pando! Ho notato che per JC però non ha suonato il campanello, chiudiamo un occhio per stavolta. Alle chiavi! Giusto, il secondo ospite di oggi è una cantante, insomma, che è nata a Bucarest e si è trasferita in Italia molto presto, all'età di 20 anni, con il brano Dragostea Dintei tra il 2003 e il 2004, una cover di un brano degli Ozona, ha avuto un successo enorme, insomma, tutti ricordiamo questa canzone che è stato disco d'oro e ha venduto più di 1 milione di copie, e insomma, successivamente comunque continua a cantare, ultimamente ha collaborato proprio con DJ Jump nel suo album, interpretando il brano Te Jubes, che la Raserit. Spero di averlo pronunciato correttamente. Se non l'ho fatto, ce ne parlerà lei. Abbiamo Aiduci qui a parte virtuale. Accogliamola con un video. Vediamolo! Maya,
dico un successone mondiale, pazzesco. Aiduci è con noi, benvenuta Paola. Paola, come stai? Attivati il microfono, eccola qua. Attivato, vero? Sì, ti siamo... sentiamo forte e chiaro. Sì, sei sì, al mare, ci siamo, vedo, ci siamo. Sì, sono in Puglia, sono a casa e qui la costa adriatica è meravigliosa, quindi va bene così. Sì, più che essere al mare, sono insomma con i piedi per terra, perché come ogni essere normale, come siamo tutti, dobbiamo fare mille cose in casa. Beh, tutti, Gary, sì, non certo. È normale, Gary, proprio tutti no. Va bene, va bene. Chi non lo vuole si può ritirare nelle sue stanze. Bellissimo. Siete stupendi, siete stupendi. Ho guardato un pochino e... avete un'energia davvero fantastica. Che carina, bravi. Che sei. Lo sai che quando è partita la canzone del tuo video, a parte il terrore che la Sony o qualche altra etichetta discografica potesse bannarci, perché qua sono rigidi su Facebook, però io mi sono emozionato perché ho detto cacchio, questo veramente è stato un pezzo, veramente un tormentone che è resistito negli anni alla Spacca grande. Di brutto e piace alle tipe. Anche ai tipi. Oh, c'è arrivato un messaggio dagli Ozone, ci ha detto grazie, ci ha detto no, ma... E non sarebbe male. Comunque sì, voi invece avete sentito questa emozione, invece io sento il bisogno di alzarmi in piedi, perché quando ascolto il brano so che si lavora, quindi io potrei raccontarvi automatico. Scatono automatico, guardo il microfono e così via. Io potrei raccontarvi delle cose di Aiduci durante i live, ma ve lo dico dopo, con calma. Siamo molto curiosi, Giampa. C'è tempo. Facciamo entrare subito il terzo ospite, dai, li mettiamo tutti insieme così iniziamo un bel talk, una puntata pazzesca, 90! In questa puntata gli ospiti si avvicendano con un ritmo incredibile e incalzante, il ritmo tipico e caratteristico degli anni 90 e 2000, ma anche del 2020. Infatti il prossimo ospite è un cantautore e produttore musicale, lo ricordiamo ad esempio per la sua cover del brano di Alberto Camerini, Tanz Bambolina, che ebbe un grande successo nel panorama dance in Italia nel 2004, ma ultimamente è tornato sulla scena con alcuni brani come ad esempio Verso il mare, che è la cover di Sweet Harmony dei Beloved, ma anche con la collaborazione insieme a DJ Jump per il brano I ragazzi del 2090. È qui con noi, a parte virtuale, Robby Rossini, accogliamolo con un video. Vediamo questo video di Robby. Amami, baciami, amore, ti amo, voglio ballare con te. Amami, baciami, direttamente dagli archivi di Rai 2, Lopez ha l'accesso per poterci entrare. Arriva con noi Robby Rossini. Grande Robby, attiva il tuo microfono così riusciamo a sentirci e ci racconti di questo successo pazzesco che andava a riprendere poi un classico degli anni 80 italiani come quello di Camerini. Robby, come stai? Ci sono? Mi sentite? Certo che ci sei, forte e chiaro. Perfetto. Forte e chiaro. Sì, grazie per la bellissima presentazione, per aver rievocato quell'esibizione per me storica a Rai 2 con Tanz Bambolina. È sempre un piacere perché poi fervono praticamente nuovi preparativi, le nuove cose, e comunque avere in background delle situazioni che comunque hai a cuore fa veramente onore e piacere. Ciao ragazzi, siete tantissimi. Hai conosciuto Alberto Camerini, perché era il mio mito quando ero piccolo, Alberto. Non è che ho conosciuto Alberto Camerini, ci ho fatto proprio dei tour insieme, live. Grande. È un mio zio ormai, quindi cioè, è di famiglia Alberto.
grandioso, mito, sì, mito. Sì, assolutamente. In quel periodo degli anni Ottanta, precedente ovviamente al filmato che abbiamo visto, Camerini con questi pezzi elettronici un po' fuori di testa come Rock and Roll Robot, veramente impattava. E comunque questo qui è un genere di musica che quando vai a ripescare la musica italiana di quegli anni fa impazzire la gente, perché è rimasto proprio forte, no? Come ti è venuta? È stata tua l'idea di riproporla? Assolutamente sì, insieme ad Alex LeBlanc, che era il mio socio all'epoca in studio, avevamo questo studio outright, facevamo un sacco di produzioni, tra le tante, una sera d'estate, più o meno, no, era luglio più o meno, stavamo con il fancazzismo più totale, suonavamo Dance Bambolina, io la cantavo bene perché comunque Alberto Camerini mi è sempre piaciuto, era molto nelle mie corde. In realtà all'inizio era Rock and Roll Robot quella che volevamo fare, solo che suonava un po' troppo veloce, 160, e quindi non si permeava bene con il BPM dell'Italo Dance, che era 140. Quindi poi proposi Dance Bambolina, abbiamo cominciato a buttare giù la demo, e venne subito Ama i baci, mi colpo coder, la stesura venne subito. Poi, tipo due giorni dopo, incontrai Andrea Prezioso, e ad Andrea piacque tantissimo, la propose poi a Giorgio e a Marvin, mi convocarono a Milano e da lì poi partì l'avventura. Però in realtà alla fine Dance Bambolina fu veramente una comunità per me, perché io non avevo mai fatto cover, sono sempre stato diciamo un cantautore, ho partecipato a Sanremo, alle selezioni finali, alle semifinali, Castrocaro, ho fatto tutte cose comunque da cantautore, e continuo a scrivere, infatti tra poco uscirà una canzone inedita, dance, ma inedita. E I ragazzi del 2090 è inedito, tutto ciò che avete sentito inedito. Hai nominato le due cover, ma in realtà Verso il mare, Sweet Harmony, non è una cover, perché ci hanno dato il permesso di utilizzare Sweet Harmony di Beloved all'interno di un brano che comunque avevo scritto io, quindi Verso il mare. Solo un riferimento, un sample, un campione che richiama a quella canzone. Noi andiamo a far entrare il quarto ospite, così completiamo la formazione. Peraltro è una bella ragazza, e le belle ragazze, Pando, mi meraviglio di te, non si fanno mai aspettare. Mai, assolutamente. Allora... è una cantautrice, anche autrice di brani, è una delle voci dance più apprezzate in Italia e all'estero. Ha partecipato e ha vinto Sanremo Famosi nel 92 e anche Sanremo Rock nel 95. Alcuni tra i suoi brani dance di cui ricordiamo particolarmente il successo, Talk to Me del progetto Dear e anche Inside to Outside come Lady Violet. È stata anche voce di molti spot televisivi e anche radiofonici come Vodafone, Miss Broadway e anche altre marche come ad esempio Tenderly e AZ, ed è anche vocalist e autrice della storica band piacentina Misfatto, con cui collabora dal 2008. E qui con noi a parte virtuale Melody Castellari, meglio conosciuta anche come Lady Violet. Eccola qua. Ci ho filmato. Facciamo un applauso a Lady Violet! Benvenuta, ciao, Melody! Ragazzi. Ciao, Melody, piacere! Ciao! Ciao! Ma che bello essere qui con voi! Ma che bello, che bello, ragazzi! Quante volte! Tamarri! Viva la tamarragine! Ma meno male! Bello, di qua i DJ hanno consumato queste tracce ripetutamente! Beh, quelli erano i tempi veramente in cui i dischi si consumavano per anni, tra l'altro, no? Non passavano di moda certi pezzi. Tra l'altro poi ho detto prendo l'MP3 così non si consuma, ho consumato anche quello. Te lo rimando io. Gary Jump riesce a consumare anche gli MP3, non si capisce come fa. Si asciugano, non lo so. Fenomenale, fenomenale.
Ragazzi, grazie mille per questo invito. Io sono veramente felicissima di essere qui perché c'è un clima da vera festa. Io è mesi che non vado a una festa, per cui era ora. Dovevamo farci conoscere da te prima, perché noi è 90 giorni che alle 6 abbiamo deciso di non imbruttirci, ma di regalare un po' di allegria agli ospiti, agli ascoltatori, agli spettatori, perché ci guardano anche, e a tutti coloro che vogliono far parte di questa grande famiglia del Party Virtuale, adesso ormai trasformato per la versione estiva in PV. Abbiamo usato l'abbreviazione il PV Summer e speriamo martedì di potervi dare finalmente il palinsesto di come si svolgerà il tutto. Non saremo più in studio, ma saremo live in tante zone d'Italia. I colli. Allora, diamo la linea nel frattempo a Sonny per annunciare la prima rubrica di quest'oggi e subito dopo la rubrica un primo talk insieme ai nostri ospiti. Vai, è un sacco di domande. Per la linea, allora oggi, proprio perché la puntata è dedicata agli anni 90, abbiamo deciso che la classifica musicale deve essere di quegli anni. Arriva la nostra Smart Chart, la classifica in pillole curata da Pando DJ insieme a Fede B, e arriva la Smart 90 Chart. Vai con la sigla. A ti portare un cappuccino già che sei lì al bar, scusa. Gliel'ho già chiesto, adesso arriva, adesso arriva. Come ogni venerdì all'interno di Party Virtuale c'è la Smart Dance Chart, ma oggi è speciale, tutta anni 90-2000 in onore dei nostri ospiti. E mi sono messo anche le cuffie come DJ Jump perché mi sembrava Pacca giusto. Di brutto e piaccia alle tipe. Abbiamo Fede D in regia. La classifica di oggi è incentrata sulle canzoni cantate in italiano negli anni 90-2000. Insomma, le prime 5. Irene, cosa volevi aggiungere? No, mi è sembrato quasi che quelle cuffie le avesse Focaccia ieri. Ma è una mia impressione o...? Non so di chi stai parlando. No? Cioè, intendi il fornaio? Il nostro giornalista. Ah, quello che legge le notizie, ho capito. Ma sai che lui non lo quello conosce. Che spacca di brutto. Non so, io non lo leggo. Assomiglia per niente. Io leggo le notizie su internet. Ti avrà semplicemente copiato. Scusami, era una curiosità. Ma andiamo subito con la quinta posizione con la danza delle streghe dal 2003. Gabri Ponte all'interno della nostra classifica. Vai, Fede. E per tutti i quadrati c'è il mosaico. Spacca di brutto. Una canzone che tra l'altro uscì proprio nel periodo di Halloween nel 2003, La danza delle streghe, ed è il brano con il quale Gabri Ponte chiude molto spesso i suoi DJ set. Era la quinta posizione. E invece questa ce l'ho ancora in cielofanata, non l'ho proprio usata. Veramente bella. Anche un po' era anche leggermente medievale come sound, ma molto bella. Al numero 4 invece Roby Rossini, che è tra i nostri ospiti di oggi, proprio con Tanz Bambolina. Al vai, grande Roby! Preziose Marvin, che rincontreremo più tardi, era Tanz Bambolina dal 2004, Roby Rossini all'interno della classifica dei brani dance cantati in italiano, che al terzo posto vede gli Eiffel 65 direttamente da Torino con Cosa Resterà al numero 3. Ricorda l'estate che tra poco insomma sta per arrivare, speriamo che sia comunque una bella estate anche quella. Quando sono tutti artisti legati alla Quapa, non so se l'hai fatta apposta, però comunque vabbè. Assolutamente, anzi volevo dire anche un'altra cosa, Maxi Bon. Comunque al secondo posto dopo gli Eiffel 65 abbiamo però vedi che DJ Lasa, che non conosci Focaccia, però DJ Lasa remixato sempre da Gabri Ponte con Giulia, la cover di Gianni Togni, numero 2. Salvami tu che sei l'unica. Spacca di brutto e piaccia le tipe.
lasciarmi da solo in questa notte gelida. Per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina. Non scherzare. Faccio interromperla, però purtroppo i tempi di Facebook sono veramente impetuosi. Questo remix era stato fatto da Gabri Ponte, che se l'idea fu di DJ Lasa, che tuttora comunque è operativo. Era Giulia al secondo posto della nostra classifica dei brani dance cantati in italiano. Che culo che in quegli anni mi sono andato all'agricoltura, guarda. Tra l'altro, non so se avete notato, ma la maggior parte di questi brani sono delle cover di brani anni 80 o 70. Questa è una cosa molto particolare. Come anche la prima posizione, che era la cover di un brano di Franco Battiato. Voglio vederti danzare di Preziose Marvin al numero 1. Intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta. La cosa incredibile è che questa era la classifica dei brani dance cantati in italiano, ma anche contemporaneamente la classifica dei brani dance meno ballati al Pineta di Milano Marittimo. vabbè, purtroppo insomma, è una questione di gusti e anche di mode. Grazie mille. Meno suonati da Gary Cow. Grazie mille Federico per la regia. Ciao a tutti da Pando. 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 Buongiorno a tutti da Pando. Alzare il volume perché si sono messi tutti ad alzare le mani, cioè qua nella scusa Sonny, ci puoi fare un giro per il barrettino dove peraltro credo lavori anche la Rita? Sì, esatto, no, ci ho pensato, se... è vero, hai ragione. Lei, lei la conosci? Attiverò la telecamera che ruota per farvi vedere la signorina. 5 minuti. Cioè, non è che è un'innovazione così, è difficile. Cioè, tanto di telefoni, cioè, voglio dire, non è che... Le camere rotante, una struttura molto importante. Ah, okay. non giri il telefono di solito. No. Tra poco arriva. Beh, dopo la vedremo. Allora, Jesse, andiamo da Gesù un secondo. Questi brani spaccano, no? Al di là di quello che dice Gary. Mamma mia, che bello! Un tuffo proprio nel passato. Io gira tutto intorno alla stanza, facevo anche i balletti, Frankie, adesso non posso... Ma appena ci vediamo te lo insegno, va bene? Ma di brutto proprio. Gira tutto intorno alla stanza, gira. Mentre si danza, danza, e gira. Erano proprio le mie prime serate queste, che bello. Jump! Quando non avevo imparato la tecnica io per far girare, io ho dovuto girare tutto il palazzo, ma io ma non capisco come si faceva a girare. Non suonavi col grammofono? Sì, quello è una mia prerogativa, cioè, voglio vedere voi. Come attenzione facevo. Che poi arriva Giulio Strocchi e inizia a fare la domanda, poi ma non ce l'hai fatta passare dal vinile al grammofono o viceversa? Un attimo. Indietro qua andiamo. Aspetta, voglio andare da Jump. Ma il nastro come girava? Come lo rotolavi? Con la matita? Il bobinone. Sai che una volta ho screcciato e mi si è fatto il solco nel coso. Vabbè, col grammofono non è facile. No, è difficilissimo. Jump, qual è la canzone che fa impazzire il tuo pubblico? Ma in generale gli anni 90 dici? Sì, Anni 90, beh, l'amor tu giura, ragazzi. Poi vabbè, adesso c'è ultimamente anche un po' i ragazzi, eccola qua, la Morto Jour, poi vabbè, Ai Duci. Dragostea, insomma, i dischi di Gigi diciamo che sono quelli che vanno per la maggiore negli anni 90. Poi che Gabri ha spaccato come tutti gli altri, DJ Ross, anche Lupin per dirti. Assolutamente. Ma ultimamente, credo l'anno scorso, forse un anno e mezzo fa, era stata fatta una versione latineggiante di Dragon Stay. L'avevi sentita, Paola? Ma credo di aver sentito così tante varianti che forse questa mi è sfuggita. No, non male, credo. Un bel successo. Ce l'hai, Fede? Gliela fai sentire un pezzettino? Certo, la tua rimane sempre la più bella perché, insomma, ricorda quel periodo pazzesco. Sgolinate qua. Ma lei è sicuro che ce l'abbiamo, No, perché... io invece... No,
Paola, devi sapere una cosa, che Frankie, no, fa tanto l'amico, poi dopo le versioni quelle belle se le tiene lui e poi dice sì, ma dai che ce l'abbiamo, te l'ho passata. Va bene, no, io comunque credo che ogni variante porta luce, porta energia e perché no, credo che in questo mondo c'è spazio per tutti. Quindi viva la creatività e se uno vuole fare un'altra ennesima cover per me va benissimo. Brava, così si fa. Tra l'altro è appena uscito il disco di Scar con la base di Dragostea. Dragostea. E tra l'altro io so che invece il nostro Lopez ha un contributo video da mandare. E guardiamolo subito. Siamo curiosi. Așteptam, vibra iubire pe pământ, spuneai mereu, așa că energia va uni la bine și la greu, dragul meu, te-am așteptat o viață boală. Era la spiaggia dove ti trovi ora, quella del videoclip? No, non era quella, ma sicuramente il testo è stato scritto proprio all'alba, perché io adoro l'alba. Poi non puoi dirlo, non avevamo budget per quella spiaggia lì. Ma senti, ma quindi hai dovuto imparare il sardo? Cos'era in sardo? No, dato che il sardo comunque, che lo considero una lingua, no? Ha la più alta percentuale di latino, e come vedi? Anche tra l'altro la lingua romena, ti potrebbe sembrare anche vedi, è sardo, quello che dicevo. Ma in realtà sembrava... era la lingua romena. Io continuo con il rumeno e non solo, anche con l'italiano, inglese, russo, quello che arriva. Quante lingue parli? Ma no, parlicchio un po', le lingue neolatine un po' come tutti e poi si aggiunge il russo che ho studiato a scuola e poi insomma sono da tanti anni in Italia, allora ho imparato oltrepassare le dogane anche con la mimica. Un po' come me, ma noi parliamo più o meno quelle, forse in effetti noi italiani gesticoliamo veramente un sacco, è vero. E io pure. Io soprattutto con la mano davanti. vedi come è strano il mondo. Cioè, lei sa un sacco di lingue e Sonny fa fatica a saperne una. Cioè, non è che non la sa una completa, non la sa, però quanti pregi che ha quel ragazzo lì. Lingua stralta, come dico io, conosci. Quante lingue però che ha visto Sonny. Va. Ragazzi, ma la crusta... Quello è un altro discorso. È sempre in attesa per poter registrare poi nuovi linguaggi che vengono coniati, però non vi preoccupate, insomma, la crusca vi attende, tranquilli. Allora, comunque, andiamo a sentire un po' di messaggi dal pubblico. Dopo volevo sapere però da Paola quando si è accorta che questa canzone sarebbe diventata un successo così pazzesco. Glielo chiediamo dopo. Perisci. Ok. Pietra Costei parlavo. Andiamo prima da Pando, vediamo cosa scrivono gli ascoltatori, allora, perché credo che anche loro abbiano molte curiosità. Sì, allora dalla pagina di Radio Bruno ci salutano Claudia Marzetti e anche Paola Up, autrice della famosa canzone Up and Down, tra l'altro. E invece dalla pagina di Parti Virtuali ci salutano Leonardo Adragna, Federica Bruno e Claudia Marzetti, ma anche Giuliano Ludinese. E tra l'altro ci sono anche alcuni messaggi interessanti, ad esempio un salutone da parte mia a Dai Duci, da parte di Giuliano Ludinese, che mi ha fatto pure l'autografo sul mio CD singolo come Carlo Conti. Non so cosa sia, nella stessa serata. Questo aneddoto, Paola? Forse nella stessa serata c'era anche Carlo Conti con voi, non so. Non lo so, ma insieme, se lui è felice e contenta, io sono ancora di più di lui. Mi sembra una risposta molto diplomatica. Diplomatica. Numero uno. Allora...
Questi sulla piattaforma di Radio Bruno. Ricordiamo che noi siamo condivisi anche, adesso lo dico bene, adotta un DJ, da adotta un DJ e dagli un lavoro vero, ma che sia anche serio. Comunque anche serio non era male, serio. E sulla pagina ovviamente degli ospiti di oggi. Allora, se ci sono domande, altrimenti andrei con una rubrica. Che dici, Sonny? Io sono molto d'accordo, anche perché oggi siamo in perfetto orario, cioè proprio mi stavo parlando. Allora ritardiamo, cioè io ho un sacco di cose da chiedere agli ospiti, devo andare. C'era forse prima la domanda per Paola? Sì, c'era prima la domanda per Paola, Frankie. Quando mi sono resa conto che era diventato un grande successo, era questa la domanda? Sì, cioè qual è stata la cosa che te l'ha fatto capire? L'hai sentito alla radio annunciato in una certa maniera? L'hai visto allora, ballare? No, è stato tutto un crescendo incredibile. Sinceramente non ho mai pensato, sai, sono una sognatrice, ma non ero riuscita a sognare così tanto e così in grande. Quindi il sogno mi ha preso un po' così. Mi sono resa conto di tutto ciò quando ho iniziato a prendere 3 aerei al giorno in 3 paesi diversi e fare 3 concerti, ma anche 4, e in mezzo a questi 3 aerei c'erano anche 500 chilometri in macchina. Allora lì mi sono resa conto che il mondo gira, e girava veramente veloce. Che era meglio prenderti il jet privato, era così la cosa. Ma guarda, io credo che di essere passata in tutte le, proprio tutte le varianti, dal jet privato al correre dietro un tra virgolette aereo perché si perdeva tutto ciò, quindi che bei credo tempi. Che sì, che ma la vita, è questa, ancora oggi si corre da qualche parte, questo è importante, apprezzare quello che ti arriva ogni giorno. Assolutamente, beh, bello, deve essere incredibile rendersi conto di essere protagonisti di un progetto che ha fatto così tanto rumore. E allora ragazzi, Sonny? Eccomi qua, grazie della linea Frankie, stiamo per partire con la seconda rubrica, quella che non può mancare quando si parla di anni 90, arriva le curiosità dal mondo, arriva la nostra JC con la J Curiosity, oggi va... Si è bloccato, quando dice JC si emoziona JC e parte l'emozione, un attimo, sigla. Ecco la sigla. La mia intanto. Eccoci qui anche oggi con delle nuovissime curiosità. Siete curiosi? Sì, siamo molto curiosi. Certo. Sì. Allora, vi porterò negli anni 90, ma prima volevo comunicarvi questa notizia che ha dell'incredibile. Allora, praticamente una nonnina, una bisnonna brasiliana, per anni avrebbe pregato per errore una statuetta del Signore degli Anelli. Cioè, per la precisione. La scoperta curiosa l'ha fatta la figlia quando un giorno ha notato questa statuina e ha notato appunto qualcosa di strano. Non sembrava somigliare poi tanto a Sant'Antonio. Quindi per confermare il suo dubbio ha fatto delle ricerche su internet e ha appunto appurato che si trattava proprio della statuina del Signore degli Anelli. Ha poi pubblicato la foto su Facebook, che ovviamente in un batter d'occhio è diventata virale. Quindi niente, ha pregato per me. Questa è molto carina. Peraltro il Signore degli Anelli proprio, insomma, credo che sia collocato in quel periodo storico a cui è dedicata la puntata di oggi, no? Esattamente, esatto. Infatti volevo dire a Sonny, guarda, mi hai fatto un lancio. Cioè, voi pensate se c'era la statuina di Gary Chaos, però, Qua non è niente a caso, infatti abbiamo uno che è nato negli anni 90, con me. Ecco, ciao, Peter Karma! È nato nel 94. Nel 94, che mi porta molto bene, la musica fa bene, come vedete. Sembra il maestro Vice Tempera. Giovane.
Arma, non bleffare che io ti conosco da tanto. Noi ci conosciamo dal 94. Forse dopo capiamo, bello. Ragazzi, dopo capiamo bene l'età, nel frattempo finiamo la rubrica di Jessica, che tra l'altro è un pochino bassa. Ti senti bassa? Sei un po' bassa con la voce. Perché è cortina. Esatto. Adesso mi senti bene? Avvicinala un po' di più. Adesso? Adesso sì. Senti com'è diventata sensuale la voce di DJ. Allora, vi riporto negli anni 90. Vi ho un attimo trascinato fuori, ma ritorniamo subito negli anni 90. E gli anni 90 sono stati ovviamente degli anni molto caratteristici. Sai? Sono uscite delle cose, il cinema, le soap opera, la musica, tutto innovativo, i programmi televisivi. Ma oggi parleremo di degli oggetti che hanno caratterizzato proprio quegli anni. Dalla regia dovremmo avere delle immagini. Le famose diapositive di Lopez. Ti ricorda questi oggetti? Ce li abbiamo, ce li abbiamo. No, non ce li abbiamo, non sono stati inviati. In redazione, ci sono. Cioè, la redazione però non si trova a casa di Lopez in questo momento. La redazione in questo momento non è a casa di Lopez. Allora, diamogli il tempo magari di recuperarle, possiamo andare con... è tutta incentrata sugli oggetti questa notizia, questa curiosity, Jessy? Sì, era incentrata sugli oggetti. Ce li puoi descrivere? Così meno lì. Allora, dai. Gli oggetti era il Tamagotchi. Questo lo usavo anch'io. Io ci ho fatto un disco con Tamagotchi, Pulcino Pio. Sì, è vero. Sì, è vero, cavolo. Del Jessy, ma il Tamagotchi esiste ancora? Cioè, è possibile acquistarlo? Hai avuto notizie a proposito? Io qualche anno fa ho trovato il Tamagotchi e l'ho comprato. Ah sì? Sei riuscito a farlo sopravvivere o è morto di fame? Perché aveva quel problema lì, no? È morto subito. Io ricordo un paio di note ricevute a scuola perché al posto di ascoltare la maestra a scuola smanettavo con il Tamagotchi, con il mio draghetto, me lo ricordo. È vero. Chi tra l'altro i primi col Tamagotchi moriva, basta, cioè dovevi buttare via il Tamagotchi, poi si sono togli. Poi un altro oggetto era il Crystal Ball. Certo, vero. E poco tossico era. Abbiamo rischiato tutti la vita in questo. Infatti a scuola c'era chi se lo fumava, non so perché. come fai a saperlo? I miei amici, sai. Tutte frequentazioni. Torniamo alla musica. Un altro oggetto usatissimo in quegli anni era il Walkman, il fantastico Walkman. Quello già dagli anni 80 forse, poi sì. È resistito, è diventato da Walkman a cassetta a Walkman a CD. Sì. Sì, è quello che usa Gary Chaos ancora adesso. Io uso quello sempre a grammofono, no? Il mixa è uno e uno, capito? Dove mettevi dentro il disco, quello rosso. Io lo uso sempre, è comodissimo tra l'altro. Poi vabbè, ovviamente abbiamo il Game Boy. Poi, certo. Roba. E il fantastico Nokia 3310. Che quando lo buttavi giù dalla finestra resisteva a qualsiasi cosa. Anche in testa lo buttavi, devi far male a qualcuno. Cadeva nell'acqua, lo tiravi fuori, ma comunque andava. C'era ancora Snake che andava, è vero? È vero. Snake è ancora lì che va. Ma oltre a questo ci sono degli oggetti che tutt'oggi noi continuiamo ad utilizzare. Non dire cose che attenzione, cose sono? E parliamo delle scarpe che Gary Chaos indossa sempre. Che sono le? Buffalo. Manco mai sentito nominare. Dai! Ma in che anni sei nato te, Gary? Negli anni 30? Io ho le Nike, quale? Si può fare pubblicità? Erano le Buffalo, le All Star, il cappellino da baseball, la salopette. E tutt'oggi però hanno ancora comunque una certa risonanza. Io mi ricordo le Palladium. Facevano una puzza incredibile se si bagnavano. Sì, è vero. Sì, sì. Ma anche le stesse Dr. Martens sono tornate stra di moda. Tutt'oggi è vero. Le facevano che puzzavano già da nuove. Così, no! Tanto andavi a prendere il formaggiaio a prenderle. Esatto.
si mette dentro un palladium. E l'Elli Kelly ho sentito in sottofondo. Si mettono per magia, hanno le luci e ti regalano bellissime la fantastica piastra colora capelli. La piastra colora capelli. Fantastico. La vendono questa ancora. La vendono ancora. Tira sulle mani, vai! Quanto è tamarra questa, ragazzi? Tamarrata, ragazzi. Beh, infatti la pubblicità aveva proprio questo sound. Esatto. Era proprio per i bimbi. Ma erano uscite le Curiosity anni 90, Jessy. Aspetta, erano uscite anche le Lele Kelly. Le Lele Kelly di Gangnam, se non mi ricordo male. Quando è uscito Gangnam... Giuro. Se andate a vederlo, cioè, ci sono le Lele Kelly di Gangnam. Sì. Le Gangnam Lele Kelly. Giuro. Fantastico. Però quello sono un po' dopo. Un po' dopo? Qualche anno dopo 92 90, 90. Ah, però già passato, sì, siamo lì, come passa il tempo, hai visto? Come passa il tempo. Vabbè. Bene, facciamo un applauso alla Jessy per le sue curiosità precentratissime. Come brava la Jessy. Spero vi siano piaciute anche oggi. Ci vediamo lunedì, stavo per dire domani, invece lunedì. Domani festa con delle grandissime curiosità. Chiediamole di Violet se uno di questi oggetti li ha posseduti. Allora, io avevo il Tamagotchi tarocco, quello sfigato, con l'animaletto sfigato, che era già morto. Tu lo comprati, era già morto. Non nasceva neanche. No, poi vabbè, sì, la All Star, Dr. Martens. Io poi ero una... dal look grunge negli anni 90. Ah, ok, quindi un po' scura, dark. Punk. Sì, beh, più grunge, più un po' tra l'incacchiato e il triste, no? L'incacchiato e il depresso. Ah, quindi non saremmo andati d'accordo, io che ero paninaro. Ecco, no, infatti, no, c'erano i paninari e i dark, giusto? Sì. I paninari mi sa che fossero un filo precedenti, eh? Sì, erano degli anni 80, della prima metà degli anni 80, peraltro. Tu meglio dire quella che spaccavi. Sei vecchio. Io continuo a pensare di essere giovane, qua, ragazzi. Piaccia le tipe. Ma tu spaccavi le Mercedes per le villa? Sì, sai che giudavano? No, stranamente, infatti, abbiamo trovato... Ci siamo trovati una cosa a fine anni 90 in mano, qua, guarda, ti faccio vedere. Vediamo, Karma. Vai. Guarda, una roba fine anni 90, questo qua. Bello. G-Dag. Anzi, il triplo, cos'era? Quadruplo. Che triplo. Con 12 versioni. Il quadro bello. Cioè, c'erano mille versioni, però erano quei dischi comodi perché non erano strette, quindi suonavano col volume un po' più alto. Bravo. Esatto. 12 bravo. Minuti a traccia, c'è tipo anche le versioni. No, quelli erano quelli per andare in bagno, quando dovevi andare in bagno. Bravo. O mettevi quelli o YSE o Disco Samba, erano quelli i dischi. Ragazzi, io ho due domande. Esatto, Smeralda. Vai con le domande, Ire. Allora, una cosa che mi sono sempre chiesta, in realtà questo affonda a un suo retaggio da quando ero più piccina, no? Che poi, vabbè, nel corso del tempo io forse potrei definirmi una nostalgica perché continuo ad ascoltare anni 90 musicalmente parlando, e non solo, però quindi mi sono sempre chiesta quando ero piccina, dicevo, ma la scelta del look, del personaggio, è una scelta che parte a livello dell'artista o c'era dietro tutto un contorno di costruzione, di immagine un po' più serrato rispetto ad oggi? Questo era Robby, che lui comunque, insomma, in quel periodo aveva il suo look. Era mesciato, sì, quel video. è vero. Allora, per quanto mi riguarda, ci fu uno studio molto importante perché comunque mi portarono, insomma, da stylist proprio appositamente per creare un look che fosse, diciamo, perfetto per quel tipo di personaggio. Quindi il discorso delle mesh, del capello più lungo, diciamo, stirato, comunque della maglietta sponsorizzata, quindi avevamo trovato quell'azienda che faceva Atomic, permetteva comunque di identificare un po' l'artista. Credo che sia anche una cosa, diciamo, opportuna da fare sempre. Comunque bisogna dare un'identità a quello che si propone, no? Quindi anche adesso specialmente, poi
credo che la moda possa accompagnare la musica in maniera, specie per quanto riguarda le ragazze, è una cosa molto importante, cioè comunque dare un'impronta, perché quello che vedi comunque si sposa perfettamente con quello che ascolti molte volte. Vediamo Achille Auro, per esempio, no? Che è l'esempio perfetto, fa un altro tipo di genere, può piacere o non può piacere la musica, però visivamente sai che quello è Achille Auro, te lo ricordi, capito? Ecco, quello è nella quello sicuramente, quello sicuramente. Infatti la dance non a caso ha un tratto molto più distintivo rispetto forse a tantissime altre annate. Sembra che sto parlando di un vino, però non è così, no, perché tendenzialmente, cioè, mettiamo anche il discorso che prima non c'era l'aspetto dei social, quindi un'icona era un'icona a tutti gli effetti. Brava. E quindi era un linguaggio, no, per chi e per i propri fan, no? Bravissima, bravissima. Diciamo che poi diventa quasi, diciamo, un discorso idiomatico per l'artista, bisogna, cioè un biglietto da visita l'immagine, no? A volte ovviamente poi si può però cadere nel controsenso, perché quell'immagine, specie nella dance purtroppo, cioè ti rimane in eterno. Cioè io sono il bambolino in eterno, ma poi sono passati 20 anni e magari si cambia, ci si evolve, si può fare anche, si può fare altro, ma purtroppo non è una cosa semplice da far capire. L'importante però è la musica. Tu sei un bambolino comunque, Roby. Io sono sempre un bel bambolino. No, io adesso sono un ragazzo del 2090. È vero, ha cambiato, vero. Adesso ho cambiato. Così di 20 anni. Esatto. Ma a parte, diciamo, ecco, io ho sempre creduto che comunque l'immagine debba accompagnare, l'immagine è importante, nel momento in cui tu comunque ti presenti devi avere uno stile. Jump per esempio sta facendo un buon discorso per quanto riguarda, ecco, mascherine, cappellini, il suo marchio, si ricorda, oltre che per quanto riguarda... Pacca di brutto? Esatto, assolutamente, no? Però quel cappellino e quella mascherina tu devi mandarle, perché c'è qualcuno che te le richiede, lo sai. Noi siamo allora, i primi, ancora, andiamo un secondo dagli ascoltatori per leggere qualche domanda, perché so che ci sono moltissime interazioni. Ricordatevi, ascoltatori, di fare anche una cosa che non costa nulla ma serve molto al programma, cioè di condividere con gruppi, videoparty, insieme ai vostri amici la puntata, perché serve ulteriormente ad amplificarla, anche se oggi abbiamo un sacco di gente che ci sta guardando. Vai Pando. Gli ascoltatori magari li possiamo fare dopo, credo che sta bussando alla porta, perché Irene deve dire una cosa, sa che è precisa lei. Allora, no, io chiedo scusa agli ospiti per questa maleducazione, perché lui quando arriva non può aspettare. Signori, sigla e breaking news. Breaking news. Ragazzi, dobbiamo fare l'informazione. Sì. This is Channels Television's breaking news. Per me è una cagata pazzesca. Molto bello. Buonasera, benvenuti al notiziario di Rai 7, questo è Franco Focaccia. Ho visto il DJ Jump poco fa con le mascherine, ma volevo fargli vedere la mia cover, perché anch'io non sono da meno. Qui in Parlamento non ci facciamo mancare. Ma quello è Pando, quello è DJ Pando. Ma scusi, perché stai dicendo che lei non è da meno? Pensavo, in che senso? Pensavo, no, scusami. Niente. Niente, mi sono confuso, pensavo fosse un mio collega, invece un DJ, ma cambierò la cover il prima possibile. Allora dunque, ragazzi, buonasera a tutti, buon weekend, insomma sta arrivando l'estate, stavo guardando la vostra puntata ed è un piacere Matteo. Per me vedere, insomma, che oggi avete avuto svariati ospiti, insomma, Kim Lucas, Neja, mi è piaciuta molto la puntata. Non sono loro, sono degli altri! No, ti stanno parlando, scusi, non... Ok, hai fatto una confusione, Focaccia. Mi scusi. No, ho qualche notizia, perché sapete che il weekend sta arrivando, gli italiani vogliono sapere come stanno andando le cose, e quindi, visto che anche molti si stanno chiedendo se è possibile ritornare a ballare, volevamo dare qualche notizia un po' più precisa. Bravo, qua serve, interessa a tutti gli artisti. Anche gli artisti, ai DJ come presenti. Ma vuole ballare il Pulcino Pio per caso, Focaccia? No, io mi accontenterei di Tanz Bambolina per oggi. Ah, allora, ok. Finalmente è arrivato il weekend. Le principali località turistiche in varie zone d'Italia si preparano a ricevere persone da ogni zona del paese e anche dal resto dell'Europa. Finalmente in varie regioni d'Italia ripartono gli spettacoli all'aperto. Gli artisti e musicisti ritornano ad esibirsi nei locali sparsi per la penisola. Attenzione, signor Chiappinelli, perché questo è un punto focale. Ok, ascolto. Purtroppo, al momento in pista si dovrà ballare distanziati dalle altre persone, ma attenzione, chi riuscirà a dimostrare di essere sposato convivente con la persona con cui sta ballando potrà farlo senza distanza e con contatto fisico.
Sarà quindi, e come fa? Sarà quindi consigliato mostrare la carta d'identità all'ingresso delle discoteche, ah, okay, per dimostrare il proprio stato civile. Ma non credo, cioè uno se è sposato, se è convivente. No, queste sono cose assurde. È una cagata pazzesca! Se gli dai della lingua in bocca, no, ma questo è vero comunque. Potrebbe essere un occasionale, Gary. La cagata arriva tra poco, aspetta. Vedete che già la signora Cortina capisce. Infatti... No, è vero, è vero. Giulia Delelli, famosa attrice, continua a far parlare ma di no, sé. Ma no, no, io direi, scusa, non posso dissentire, non è una famosa attrice, scusami. Quindi, non è una famosa influencer, come la definirebbe, signora Turucci, scusa. Personaggio improbabile nato casualmente. Io leggo le notizie che mi dà il presidente qui del consiglio. Addirittura forse c'è stato un passaggio dal presidente. Ah, vabbè, allora comunque, Giulia Delellis continua a far parlare di sé. Stavolta nel mirino delle sue attenzioni è finito il suo cucciolo Tommaso, insomma il cagnolino, il piccolo spitz di Pomerania ha avuto qualche piccolo problema di salute. L'influencer è stata costretta a somministrargli un aerosol. Grande ribellione di Tommy, questo è il soprannome del cucciolo, che per protesta lecca l'aerosol. Scusi, ma noi ci cambia qualche cosa? Che non ti siete al Parlamento! Al Parlamento si crea questi problemi! No. Andrea Damante nel frattempo cerca di mantenere la calma e di tranquillizzare il cagnolino suonando l'album di DJ Jump. Bellissimo! Okay. Okay. Rilassante proprio! Io non so se tu hai pagato focaccia, ma questa è la domanda. No, giuro. Mi scusi, ma questo è un po' da Coffee and Gossip, però... No, ma scusi, finisca la notizia, dica che adesso il cane è morto, vero? No! 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 No, non mi risulta, anzi mi sembra che dopo questo accadimento il disco di DJ Jump sia addirittura salito su iTunes in classifica. Accanimento, giustamente. Ma ne hanno solo uno, non possiamo prendere 10. No, perché poi ha fatto le storie Instagram, quindi sapete com'è l'influencer marketing, tutto oggi aumenta e c'è una crescita incredibile, se uno Strocchi insegna. Ragazzi, vi devo salutare purtroppo, ma ci vedremo molto presto. Oggi non ci sono sponsor, ma immagino gli impegni. Finisce qua. Grazie a tutti. Parte virtuale Rai 7. Franco Focaccia. Vediamo, arrivederci Focaccia. Io guarda, avevo quasi timore che oggi tirasse fuori qualcosa di strano, perché a volte punta anche gli ospiti, però per fortuna è stato Legio e quindi ecco, ho tirato un sospiro di sollievo. Va prima bene. Dei messaggi, Irene, andiamo un secondo da Lady Violet per capire cosa farà quest'estate, se sa già un po' come muoversi in questa stagione che praticamente sta per partire. Allora, io avrò una prima data il 29 di questo mese, a sorpresa in realtà, perché mi hanno annullato tutto, proprio una serie di impegni belli, di belle serate in giro per l'Italia, invece insomma molte sono state rimandate. Il 29 ci sarà un appuntamento però non dance, perché io comunque faccio diverse cose, non soltanto dance, e vediamo insomma se si riuscirà a recuperare qualcosa, salteranno fuori cose nuove durante appunto questo periodo estivo. Nel frattempo io lavoro nel mio studio, perché qui la casa mia nelle colline dell'Oltre Papavese, ho il mio studio dove continuo a cantare, a fare dischi, insomma, a cantare per altri produttori che mi inviano il vino anche. Il Pavese, voglio dire, se non ce l'hai lì il vino buono. Assolutamente, già stiamo lavorando assiduamente. Ecco, ma portami anche le casse di vino, però non è che possiamo sempre lavorare. Cioè. Hai ragione. Io sai che tra l'altro abito vicino a un produttore che fa un vino eccezionale. Vengo da te a fare il disco, non c'è problema. Bravo. Ragazzi, tutti a casa di Violet. Tutti invitati. Bacia. Ascolta, ma il prodotto che farai, ecco, comunque quello che ti farà riniziare il contatto col pubblico, è un prodotto che accompagna la cena, immagino? Scusami, il? Il prodotto che farai il 27 quando rinizi, è un prodotto che accompagna la cena. Esattamente. Sarà una serata di ascolto. Io appunto esco spesso facendo le mie cose, i miei brani, piuttosto che cover di altro genere, però dal soul al blues, che è un genere che mi piace moltissimo, quindi sarà una situazione piuttosto intima, credo, trattandosi appunto di una serata. È bella lo stesso, magari un taglio diverso.
Assolutamente, guarda, a dire il vero non vedo l'ora di tornare a cantare davanti a un pubblico, per quanto possa essere magari un pochino più risicato rispetto al solito, no? O in una situazione un po' più particolare, non vedo l'ora, perché è la cosa che mi manca il tipo, cantare in pubblico. Sai, perché è vero, le dirette, cioè, c'è internet, ed è stato fondamentale in questo periodo, credo, per tutti gli artisti, no? Che si sono ritrovati inchiodati. Però ecco, il contatto con le persone è un'altra cosa, per cui mi manca proprio tanto. Super Melody, adesso torniamo immediatamente dagli ospiti, prima però andiamo a sentire cosa dicono da casa i nostri spettatori sulla piattaforma di Radio Bruno, quella di Party Virtuale, da Dotown DJ. Vediamo cosa dicono, Pando. Sì, allora abbiamo un po' di saluti da fare, ragazzi, in particolare a Giuliano l'Udinese, che dice ancora: mi ricordo ancora quando venne ospite al Palmariva 2004 con l'autografo, super. Oh. Credo si riferisca a Paola, perché sì. Quello di, è sempre quello di prima, è un fan di Aiduci. E anche Chantal Shantiniero, e tra poco leggeremo anche i messaggi della pagina di Radio Bruno, perché li stiamo raccogliendo, perché sono tanti, quindi ci diamo un attimo un'occhiata. E so che c'è un'altra rubrica, o sbaglio? Eh sì, hai ragione, Pando, bravo. Una era proprio di un tuo collega, anzi fratello, sembrava gemello. Comunque adesso sta per arrivare la scommessa di Gary Chaos. È presente Gary Chaos? Cioè, Gary, ci sei? È proprio la tua rubrica questa, eh? Cioè, sarebbe grave che nella sua rubrica non c'è. Ah, ci sei, ok. Oh, ecco, scusate. Tutto presentando una persona non c'è. Sta arrivando. No, stavo andando a guardare perché mi ero dimenticato. No, rimani qua perché tocca a te. La scommessa di Gary Chaos, fatta anche da Manuel DJ. Arriva la Gary Bet, vai con la sigla. Grande Manuel in regia. Oggi, anche oggi fresca fresca, mi è arrivata proprio così, direttamente, da una nostra anche amica, ormai che è quasi di famiglia, la DJ Nausicaa, e questo è acido, lo sentiamo, molto acido, vai. In uscita, che salutiamo, ciao Kim, ciao Nausicaa, e sei in uscita proprio oggi, quindi fresco fresco su tutti i portali, i migliori e peggiori negozi di dischi, però anche normali negozi di dischi, e questo è tutto, alla prossima, ciao. Grande Nausi, che con il suo disco è entrata all'interno della Gary Bet, la scommessa musicale di Gary Chaos. Io intanto devo dire che bonifico. Sì, esatto, esatto. Allora, andiamo un secondo da Paola per sapere un po' di cose anche da lei per quanto riguarda le serate e la mancanza magari di poter andare in giro, quanto le è pesata in questo periodo. Sicuramente tanto, però insomma dai, torneremo più forti di prima e sarà ancora più bello, apprezzeremo mille volte in più. Io invece la settimana prossima penso di essere a Catania, non sono ancora convinta perché dobbiamo verificare ancora per i voli e tutto il resto, però ho ricevuto un invito lì in Sicilia, e insomma sono fortunata perché diciamo che viaggio tra la Sardegna e Puglia, che sono due terre abbastanza libere in questo momento, quindi aspettiamo nuovi progetti.
belle terre con il mare, effettivamente abbastanza, diciamo, non toccate così forte come altre regioni, quindi è una cosa... È vero, se hai bisogno dei portadischi, belle, io e Manu ci siamo. L'Italia è tutta meravigliosa. Sì, sì. Federico Di Gesù si è proposto insieme a Manuel DJ per portarti i dischi, non so... Ho anche le chiavette, dipende, quello che vuoi, ho anche le valigie. Veniamo con un carrello veneziano. Grazie, no... grazie, non, mi piacerebbe avervi a fianco per sempre come amici, quindi questo, oh, che bello. Questo sarebbe carino. E lì, ragazzi, anche può nascere tante cose, eh. Attenzione, perché... esatto, esatto. Va bene, allora... scegliete voi. Allora vengo io. Allora adesso Lopez ci farà vedere qualcosa video, perché credo che abbia molti contributi ancora degli ospiti, e dopo faremo anche mettere qualche disco a DJ Jump che è attrezzato. Ma io voglio sapere prima notizie su questi ragazzi del 2090, perché è proprio 2090 questa proiezione così avanti nel tempo? No, in verità non è 2090. Roby, ci sei? Ci sono. Ma è proprio la data? No, è 2090. Ma ah, 2090. Ah, non era la data, non era l'acronimo del... No. Adesso no, ti spiego perché. Il brano è nato così, che Jump mi ha mandato una base molto bella, peraltro. Che faceva schifo, dillo, dai. Sulla quale poter lavorare. Non ci avrei lavorato se fosse stata non conforme alle cose belle. Però la cosa bella di Jump, volevo fare questo album di inediti, e appunto mi ha stimolato in tal senso, e io mi sono messo in studio a scrivere questo brano, che doveva essere proprio volutamente una sorta di inno ai ragazzi degli anni 90 e degli anni 2000. Allora a quel punto mi è venuto i ragazzi del 2090, cioè suonava bene, ho fatto questo, ho collato le cose, sì. È venuto bene il titolo, quindi da là è partito tutto. Ma io già me la vedo. 2090 non è 2090, anche se potrebbe anche essere, chissà, sì, che certo. 2090. Perché vorrà... tanto siamo sicuramente vivi, e te non nel 2090. chissà. Però io già li vedo nel 2090 andare a recuperare questa canzone, che sarà quella già pronta appena arriva l'anno. Andiamo a sentirla. Ehi, dove sei? Parla con me. Voglio ballare insieme a te. Di nuovo qui, ancora puoi. Canta la musica che vuoi. Vivi con noi la libertà di un sogno che si avvererà. Siamo noi, ragazzi del 2090, quelli che hanno la voglia di gente che canta. Sentimento, io lo sento ancora dentro me. C'è una luce laggiù tra i bagliori del blu, nei contorni di poesie d'amore. Sentimento. Proprio tu, forever young, respira forte e salterai. Come in un film, in HD, quel mondo è ancora tutto qui. Facciamo un applauso a questo pezzo. Mamma mia, che emozioni sentirlo, ragazzi. Grazie tanto. Complimenti. Jump, questo appuntamento del venerdì potrebbe diventare quasi fisso, perché mi piacciono un casino a me queste situazioni. Che dici? Guarda, ragazzi, io accetto le volentieri se non mi cacciate prima. Ma no, ce lo stiamo proponendo, sarebbe figo. Anzi, soprattutto durante l'estate, magari lo si potrebbe fare anche un po' virtuale, un po' live. Dai, pensiamoci. Vai, vai, poi ne parliamo dopo. Va benissimo. Alla grande. Un alla bel grande. Passaggio su Sky. Brava. Giusto perché faceva rima, Ragazzi, dovete fare un applauso, perché sta entrando il nostro blogger ufficiale, che è Giulio Scotti dell'International Blog. Ale, ciao ragazzi. Hai visto che pezzo di storia della musica che c'è oggi all'interno del programma? Sì, ho visto. Alla grande.
Sei contento? Sei soddisfatto? Hai un domandone anni 90? Anni 90? No, era più... Oggi un po' più, come dire, un domandone molto effetto. A effetto, attenzione. A chi lo vuoi fare? Dai, decidi un ospite. Vuoi farlo a Melody? Allora, dopo il 15 di luglio nei locali ci saranno permessi gli assembramenti oppure no? Ma che prima c'era focaccia, scusa. C'è focaccia, c'era focaccia, ma non avrebbe più comunque risposto. Però proviamo a sentire, magari gli artisti di oggi ne sanno di più. Jump, solo secondo me anche prima. Primo luglio già è finito tutto. Un assembramento, dai. Un sì. po' meno poi ottobre, di... ragazzi, ricordatevi che torniamo a fare i party virtuali e basta, però secondo me sarà così. può essere. Sì, però secondo me sì. Attenzione. Paola. Saranno permessi gli assembramenti e le feste, secondo te, dal 15 luglio, questa data che è un po' indicata come quella del ricominciare per il mondo delle discoteche? Secondo che Paola sei bloccata col microfono, prova ad attivarlo. Allora, io dicevo di pensare positivo, quindi... speriamo in qualcosa di buono. Speriamo di sì. Vediamo Robby cosa ne pensa. Io spero di sì, se ci saranno le condizioni, cioè se ci metteranno in condizioni di lavorare bene, altrimenti è inutile, perché io vedere, cioè stare, io non canto con la mascherina, per esempio, o non voglio vedere gente distanziata di 3 metri, cioè mi sembra ridicolo. Cioè nei concerti è diciamo già fattibile, no? Perché comunque vai a un concerto di musica pop, il distanziamento sociale in questo senso non è proprio una cosa bella che di solito si fa, no, però si può stare al teatro o al cinema distanziati. In discoteca, ragazzi, è proprio poco plausibile. Diventa comunque semplice, giustamente aveva detto Melody, una musica, diventa una cosa d'ascolto, ma però secondo me in piazza un po' distanziate, 1 metro col termoscanner. Sì, capisci, però Jump che diventa lo so. Impossibile lavorare. Jump, tu sarai contento. Cosa? Tu sarai contento perché io sarò più brava. Sì, non salirei sulla console, perché non me l'ho raccontato sta cosa, me la racconto dopo. No, dicela che siamo curiosi. No, volevo solo dire che possiamo fare un remix nuovo, Robby, su White Tanz mascherina. Come spacca? Perfetto. È un'ottima idea, mi piace. Otto, basta dire che può andare in discoteca chi non si lava, così il distanziamento Bravo. È assolutamente già automatico. Giusto, automatico, Tutti con lo star, cos'è vero? Esatto. Sentiamo Melody, Lady Violet, se secondo lei è un po' la data... Probabilmente sì, io mi allineo con Jump, anche secondo me, forse addirittura prima. Ora non so proprio se saranno consentiti gli assembramenti per come li intendiamo uno sopra l'altro, però sicuramente si allenterà molto la morsa, almeno questa è la mia idea e la mia speranza naturalmente. Confido da metà luglio che le cose tornino a una sorta di normalità, insomma, che ci permettano di essere insieme in maniera più così umana. Ecco. Forse Melody è anche un po' la sensazione di come sono cambiate le cose, perché effettivamente la previsione non c'era. Cioè uno qualche settimana fa immaginava l'estate veramente come tutto fermo. Invece si è un po' allentata la cosa, grazie al cielo vuol dire che questo virus in questo momento è meno forte. Siamo partiti dal plessiglass nei lidi, cioè a 4 metri adesso sono praticamente, non dico non ci sono neanche quasi, però siamo lì ormai. Sì, siamo lì. Sì, infatti. C'è tanta differenza tra un ambiente e l'altro, cioè passi da estremi controlli a... Il problema è proprio la regione, cioè noi dove siamo adesso, io e Melody, siamo in Lombardia ed è molto ancora, cioè ci sono tanti casi. D'altronde qua continuano ad esserci, continuano ad esserci casi. Però, però per il sentore che mi arriva, il mio manager, per dirvi che mi ha detto, mi ha chiamato, che già la Puglia, la Sardegna, la Sicilia apriranno con le feste in piazza, potrebbe essere che... Insomma, qualcosa si muova, dai. Ma lo spero per tutti noi, perché ce lo meritiamo. Venite tutti a casa, venite in Puglia. Tutti in Puglia. Andiamo tutti in Puglia da Paola. Noi ce lo meritiamo, venite, ragazzi. Ce l'abbiamo fatti un mazzo. Voi siete alla 90ª puntata, giusto, oggi? Cioè,
E anch'io ho fatto un sacco di dirette e ce lo meritiamo anche, no? Di avere un po' di pubblico davanti che... Mamma mia, di brutto, di brutto. No, sto pensando che la centesima puntata, perché avete parlato di numeri, noi praticamente saremo già nella versione estiva, Ire. La 100 sarà in costume da bagno. La 100 dovrà essere per forza in costume da bagno. Per forza. Allora, prepariamo la scheda per la squadra di parti virtuali. Non è che possiamo fare una figuraccia. Scheda atletica da... Io, ragazzi, infatti non vengo perché se non volete vedere una radiografia contro luce... Bene, bene, bene. Bellissima puntata, Frank. Un bel... Posso dire una delle più belle in assoluto? Cioè, esagero. Adesso, vabbè, sempre... Sì. Lo dicono tutti i giorni, ragazzi, non ci credo. No, sì, lo ha detto anche ieri. L'ha detto anche ieri. Potrebbe essere su work in progress. Secondo me, veramente, tipo... per me questa è una delle più belle in assoluto. È la 90esima volta che lo sento dirlo, questa cosa. Un po' come il 90esimo minuto. Robby, non credete a quello che dicono, non è vero, non lo dico mai. Io credo fortemente nella vostra energia, quindi sono certo che questa sia stata la più bella puntata che avete fatto. Applauso per Robby, energia, dai! Energia! Però devo dire, è vero, ragazzi, avete un'energia pazzesca, siete veramente... Cioè, è veramente, mi arriva un'energia incredibile. Complimenti, veramente. Questo è molto bello. Ce la godiamo, dai, ce la godiamo. Non stava parlando con te, comunque. Stavo parlando con tutti, anche con te, Irene. Stavo parlando. Ciao, Matteo. A proposito di squadra, ragazzi, sono molto preoccupato perché dopo la festa di ieri, perché uno dei nostri, DJ Mugo, ieri lavorava, Mugo non si è presentato oggi, sarà successo che no. Vai a vedere, va a capire che succede. Dici che ha suonato male, gli hanno tirato dietro delle cose. O è stato l'estate, perché potrebbe essere anche quello, ha fatto l'evento ed è stato testato oggi. Succede anche questo. A te, Sonny, succede spesso, quindi potrebbe essere che anche... E qua può scattare il famoso dov'è Mugo, no? Eccolo qua, DJ Mugo, vedete con la maglia... Dopo la scomparsa di Mugo, la scomparsa anche di Mugo, tutto regolare. Sanremo succede anche a parti virtuali, siamo un piccolo Sanremo, quindi anche qui succedono queste scomparse. Comunque... Sarà con Morgan, chissà. Chissà. Allora, dobbiamo... Non lo so se vogliamo andare un video emozionale, Lopez, prima di chiudere, di uno degli ospiti. Decidi te una cosina e poi dopo faremo i saluti, anche se questa puntata è talmente bella che potremo continuare a lungo, ma questo è il video che ci propone Lopez come ultimo contributo della puntata. Speriamo che sia stato magnanimo Facebook, perché qua Lopez con i tempi siamo andati un po'. Sì. Guarda che ti facciamo chiamare Melody direttamente il signor Zuckerberg. Il signor Facebook. Sì. Una volta che abbiamo fatto una puntata con delle visualizzazioni pazzesche e un per qualche secondo di video Facebook ci ha tolto tutto, abbiamo dovuto pubblicare, ma dopo è andato a parlare con Zuckerberg, l'unico che lo conosce, cioè Giulio Strocchi, e si è rimesso a posto. Lui può, giusto Giulio?
Giulio sparisce. Parla veloce perché il microfono captive, se non parli. Grande. Alla grande, salutiamo, detto, salutiamo Jessica, salutiamo Jessica che ci deve salutare purtroppo. Ciao, ciao Jessica. Buonasera. Pacca di brutto questo weekend. Ospiti, davvero. Ciao, Matteo. Appena ha saputo che entrava Giulio ed è uscita. È per quello che te ne vai, Jessy. Perché c'è un leone. Un leone che mangia le leonesse, capito? Sì. Ragazzi, venerdì e c'ho una cena. Mi aspettano, devo scappare dall'altra parte di Milano. Non ubriacarti. Un bacio, ci vediamo lunedì che c'è un'altra puntatona, Madonna, oggi veramente, io ero emozionata, cioè veramente, sono tutte canzoni con cui sono cresciuta, veramente. Io ho detto una delle puntate migliori, tutti quanti, lo dici sempre, invece era vero. Quando si parla degli anni 90 sono sempre puntate fantastiche. Magiche. Esatto, c'è sempre magia e emozione. Bene Jessy, allora buon appetito, dopo vado da Lopez. Ciao a tutti! Ciao Jessy. Ciao Jessy. Grazie molto per queste puntate anche a livello di costruzione della puntata. Quando abbiamo dei messaggi? Sì, c'è qualche messaggio. Allora, Omar Suarez che ci saluta, anche Renata Rita dalla pagina di Radio Bruno. Aspetta, Omar Suarez è il gestore dell'Havana, lo salutiamo tanto. Ciao Omar. Ah, ok. Ciao Omar, ciao. Arriva un saluto per Irene da parte di Anna Maria Stasi, che saluta Irene. Poi Mary Miguel. Hello! Chantal Shantinero che dice senza musica non c'è vita e non ha tutti i torti. E poi salutiamo, a proposito di musica, Vera della Scala, che è una cantante che è stata anche nostra ospite due volte. Che ciao Vera, ti mandiamo un grande bacio, ricordati di entrare ogni tanto, non ti dimenticare di noi, esatto. Io ti chiamo sempre. Sei una persona vera. Questo è vero, anche il nome lo dice, no? Salutiamo quindi tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto sulla nostra pagina Facebook e anche su quella di Radio Bruno, insomma ci sentiamo la settimana prossima. Bene. Allora, l'ultima cosa che voglio fare è far muovere la telecamera rotante che dice già di Sonny. Allora sì, la devo prima attivare, aspetta un attimo perché... Telecamera rotante, attenzione, guardate come è impacciato con la tecnologia, scusalo Karma, lui è così, arrivo. È lì che spinge dei pulsanti, no, quelli sono i giornali che arrivano a casa con tutti gli inserti, capito? Manca qualcosa. Poi peraltro con ste dita untedi perché aveva fatto l'aperitivo, si vede, no? Sempre la bocca allora, allora potremmo... ecco. Vai, facci vedere questo posto. Adesso vi faccio vedere. Gira tutto intorno alla stanza. Ah, è già partito l'aperitivo. Faccio vedere in primis il barman. Aspetta, che ma stiamo vedendo te sempre. Infatti, ma non si ruota sta. Dovrebbe ruotarsi anche. Oh, eccolo. Ciao barman. E poi il saluto di brutto e piace alle tipe. Che bella topa. Allora, fate un saluto dal Sibara agli amici della Dettura e partecipate. Mettetevi vicini che. Ciao Rita, metti la mascherina, basta che sennò dopo ve la tirate troppo, ragazzi. Sonny, non facciamo la solita storia che ti abbuffi come al solito al buffet, non prendi niente da bere, No, oltretutto me l'hanno fatto anche pagare, ragazzi. Io perché certo che devo pagare. Ogni tanto succede, capito? Di solito funziona così, di solito va a pagare il doppio. Di solito va a pagare il doppio, è andata anche bene. Facile. Jump, allora adesso collega la tua console perché sarai tu a fare il finale, quindi attaccati, mettiti in condivisione. Ragazzi, però ho un problema solo, che posso mettere un disco alla volta, perché se no riesco a ascoltarvi in... Tu mi metti anche uno solo per chiudere questa puntata. No, è vero, giuro. E ne metto uno. Fai, devi promettere che venerdì prossimo faremo un'altra puntata assieme, così siamo già sicuri. Assolutamente sì, vi metto un disco treno del mio album Back to the Fit, che è quello più chiamarro in assoluto. Siete pronti? Vai, ci siamo. Vai. Scusa se si tira sull'altro. Molto Gigi. Bello. Senti, che adesso arriva Gigi D'Agostino che c'è in me. Ma
questa traccia sarà nel nuovo album? Questa traccia è nell'album mio che è uscito a febbraio. Che è uscito a febbraio. Si chiama DJ Jump e Maxwell Rebel. Posso provare a indovinare la velocità così a... Allora, dai, dai, vediamo, testa. Lo metto originale, vai. Vai. Vado? Vai. 140 battute al minuto. Bravissimo, no, grande. No, 140. Più basso. 140, ragazzi. Che 140. Il Pando, ragazzi. Grande Pando. Io avrei detto 130, io avrei detto 137, pensa te. 91, perché dunque magari siamo gli anni 90 e mezzo. Beh, Sonny veramente per lui è un 90, questo qua. Quindi ah, 90 vero, sarà tipo un valzer, non lo so. No. Ragazzi, è stata una puntata bellissima, vi ricordiamo. Intanto, ecco, vediamo immediatamente. Bravo Lopez che ci porta sulla pagina Facebook di Jump. Grazie. No, posso ricordare che stasera alle 21 sono in diretta, visto che posso sfruttare questa cosa? Sono in diretta, quindi se volete venire, ragazzi, stasera c'ho 2 ore di live, quindi se avete niente da fare. Molto Jump, se vuoi puoi mettere il cross posting, te lo lascio aperto sulla nostra pagina, così tutto il pubblico di Party Virtuale ti può ascoltare e ballare stasera. Che carino, grazie. Okay, rimane aperto, quindi basta che lo attivi nel momento che parte la diretta. Va bene, grazie mille, grazie. È stato un onore stare con voi. È stato molto 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 bello, veramente una puntata pazzesca. Devo fare un saluto e un applauso veramente forte a DJ Jump che l'ha un po' organizzata. Grande Jump! Ciao, dai! Ciao! Ciao Jump! Ciao. Salutami tuo fratello Gregor. Non è tuo fratello. Ah. Un saluto speciale per Paola Aiduci Dragon Stay, un applauso forte! Ciao a lei e al suo leoncino. Ciao, guarda che bello che è. Ciao. Sì, Elena e vi saluta. Sì, lo vedete? No, io salutiamo anche Franky. Noi è scomparsa un attimo l'immagine perché per me ha dato una zampata sopra. Prova. No, 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 ci siamo. Ecco che bella, eccola qua. Ecco. Fantastico, Franky Leoncino. Ah, è Franky, lo ciao. Grazie. Io il leoncino di Paola. Posso fare il leoncino quando volete. E poi faccio un saluto speciale per Robby Rossini. Ma ragazzi, ciao. Grazie. Ci sentiamo presto. Grazie, è stato un vero piacere. Mi raccomando, continua a fare tante belle canzoni, tanta musica e buona estate. Poi ci sentiamo presto, magari novità. Presto novità, ragazzi, prestissimo. E quando avrai novità, ce le vieni a raccontare, esatto. A virtuale. Sono qui per voi, quindi convocatemi, io sarò disponibile. Ok, bravissimi grande... ragazzi, ben organizzati, una bella trasmissione, fresca, bravi. Grazie. Grazie, Robby. I complimenti ci fanno sempre molto, molto piacere. E facciamo un applauso per Lady Violet, grande Melody. Ciao. Stellari, grazie. Ciao. Grazie a voi, figli, fighissimi. Siamo stati molto bene con te, con tutti gli ospiti di oggi, Melody, è stato un vero piacere anche tu, insomma, quando hai delle novità, mi raccomando, torna in puntata, perché vogliamo essere un po' un mezzo di comunicazione anche per tutti quelli che hanno qualcosa sul piatto da mettere, diciamolo a tutti, insomma, uniamoci. Non mancherò, grazie infinite, grazie mille. Bene, grazie. Allora vado un secondo da Lopez per farmi raccontare chi ci sarà di sicuro nella puntata di lunedì, perché lui ha fissato dei nomi che sono importanti, vero Lopez? Sono talmente importanti che la sorpresa. Forse in progress, ecco appunto, esatto. Franky, yeah. L'annunceremo in corso d'opera. Volevo fare la rana della bocca larga che lo raccontava prima, vabbè. E non mi fa la rana della bocca larga. Facciamo una cosa. Siamo sempre tutti molto informati l'un l'altro, vedo, c'è comunicazione. No, perché noi ci piace tenere sulle spine gli ascoltatori per il weekend. E quindi non siamo a fine puntata, basta che sui social, sulla nostra pagina Instagram di Party Virtuale o sulla pagina Facebook, da dove parte appunto la nostra speciale diretta tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle ore 18, perciò vi aspettiamo, ci vediamo lunedì stesso posto, stessa ora. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Vai, ciao Fede, con i saluti, ciao. Della squadra. Ciao. Rapidissimi. Ciao.
Siamo arrivati in fondo anche questa magnifica puntata a 90. Vorrei fare un grande applauso ai conduttori del Molto party 90. Virtuale, Franky Chiappinelli e Renato Nucci. Ciao belli. Facciamo un saluto al DJ Lopez, alla regia video, alla regia audio, un saluto da Fede D. Facciamo un saluto anche al Manuelito che oggi si è occupato della chart, il nostro Pando, Sonny Vella, JC, il nostro guastatore Gary Chaos, gli amici del programma, il DJ Hans, Mugo, Giulio Strocchi di International Blog e i nostri media partner Radio Bruno, Show Group e Adotta un DJ e dagli un lavoro vero. Signori, ci vediamo lunedì, buon weekend! Ciao! Ciao ragazzi, sigla! Ciao! Ciao! Go, go, go. Inizia adesso. Game over.